Buongiorno e bentrovati nelle nostre consuete rubriche su Federpharma Channel. Il nostro ospite di oggi è Salvatore Butti, buongiorno, Buongiorno. responsabile farmaci equivalenti di Teva Italia. Dottor Butti, Pharma Community è il progetto Fenagifar finalizzato alla creazione di una web community per farmacisti. Come mai Teva ha deciso di appoggiare questo progetto? Sì, buongiorno e grazie dell'invito Grazie a a me lei. prima di tutto. Ma ancora una volta diciamo che Teva è presente in un progetto importante come questo di Fenagifar, in quanto in un mondo che oggi è sempre di più digitalizzato, dove le fake news piuttosto che finte informazioni o false informazioni su temi di salute sono ricorrenti, ecco che la creazione di una pharma community che possa certificare le informazioni riguardo la salute con un linguaggio comune a tutti i farmacisti sul territorio nazionale, certificando però l'informazione e il consiglio, è stato ritenuto per Teva un altro momento molto importante dove essere presente a fianco dei farmacisti. Ecco, passando ad un altro argomento, a novembre parte il secondo Dia Dei, sempre con il sostegno di Teva. Crede che il connubio farmacisti-aziende possa davvero essere la chiave di volta perché parta definitivamente la farmacia dei servizi? Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda, Complessa. sì, perché coinvolge veramente tutta la governance un po' del sistema salute in Italia. Molte iniziative fatte quest'anno, il Dia Dei ne è una di queste, ha dimostrato la centralità sicuramente che il ruolo del farmacista deve avere nell'ambito del sistema salute Italia e sicuramente l'impegno che vede da una parte il farmacista e dall'altra con il supporto delle aziende, come nel caso del Dia Dei. E andrebbe, dal nostro punto di vista, anche certificato all'interno di un sistema che guarda tutta la pharmaceutical care e che dovrebbe vedere la farmacia anche a livello istituzionale come luogo di prossimità sul territorio dove coltivare il proprio stato di salute. Ora, da questo punto di vista, se questo è il percorso e l'obiettivo, sicuramente il connubio farmacista-aziende, Azienda. servizio che mette sempre il paziente al centro, diventa un elemento importante. Proviamo a porci una domanda. Qual è il valore, tornando al Dia Dei, tornando alla prima giornata fatta lo scorso anno, di aver effettuato in pochi giorni 160.000 screening, identificate 19.000 persone in una situazione di Prediabete. prediabete o 4.000 persone dove probabilmente erano già diabetici senza che lo sapessero? Da un punto di vista anche di sostenibilità del sistema, tutti questi aspetti che riguardano la prevenzione hanno un ruolo che è fondamentale, ma andrebbero maggiormente certificate all'interno di un sistema che guarda tutto il mondo della salute. Ecco, passando invece a un altro argomento, Teva equivalenti. Ecco, crede che sugli equivalenti, comunque su questo ambito, si debba ancora fare molta strada tra gli operatori sanitari? Allora, diciamo che la situazione non è così drammatica, per amor di Dio, come la si vuole raccontare negli ultimi anni, grazie proprio prevalentemente al supporto delle farmacie italiane, il farmaco equivalente ha cominciato a fare il suo percorso. Non dimentichiamoci che in Italia i farmaci equivalenti sono arrivati con molto ritardo rispetto ad altri paesi, sia europei che Quindi extraeuropei. ovviamente ci vuole un Tutto questo pochino ci di vuole più. anche un po' più di tempo. È però vero che abbiamo un'Italia che viaggia a due velocità completamente diverse, ovvero un centro-nord dove oggi la presenza e la penetrazione del farmaco equivalente è arrivata quasi al 40%, un centro-sud dove la Arranca. penetrazione è più o meno la metà, intorno al 20%. In tutto questo anche le aziende del settore si sono riorganizzate in questi ultimi anni. Non a caso Teva dal 2015 è tornato a visitare anche il medico di medicina generale, lo specialista in maniera particolare il cardiologo, perché riteniamo che una condivisione delle informazioni e della formazione di tutti gli attori sul territorio possano essere un acceleratore. Poi mi piace sempre fare una domanda. Se è chiaro qual è il ruolo del farmaco equivalente in un sistema salute, perché molte volte viene anche da chiedersi se il ruolo Siamo, sociale del certo. farmaco equivalente sia così chiaro per tutti gli stakeholder. In maniera molto, dire, molto molto semplice,
Se non esistesse il farmaco equivalente, oggi non saremmo in grado di dare accesso alla salute a tutti i nostri concittadini. Detto in maniera molto concreta, sarebbero necessari oggi 4 miliardi di risorse in più per dare lo stesso accesso alla salute che diamo oggi. Al contempo, il farmaco equivalente libera risorse, quindi libera risorse per l'innovazione. Allora, se questi meccanismi fossero chiari per Funziona, tutti in tutta Italia, certo. probabilmente avremmo anche un approccio e un atteggiamento diverso verso il farmaco equivalente. Dottor Butti, noi la ringraziamo per essere stato Grazie nostro a voi. ospite. Grazie. Grazie Grazie a tutti, arrivederci.